Siamo con la maestra Sonia Sorgato e con il professor Enrico Buttero, pedagogista. Sonia Sorgato, insegnante appunto di scuola primaria. Con loro parliamo di valutazione. Fra pochi giorni si riapre la scuola, sicuramente quello della valutazione sarà uno dei temi di cui si parlerà sia all'inizio dell'anno ma poi anche durante tutto l'anno, come sempre. Enrico Buttero, nei tuoi testi, nei tuoi saggi, parli spesso di valutazione funzionale ad una pedagogia bancaria. Che cosa intendi dire con esattezza? La pedagogia bancaria è un'espressione introdotta da Paulo Freire per intendere una pedagogia in cui c'è tra il maestro e l'allievo, tra l'insegnante e l'allievo, uno scambio mercantile. Cioè il ragazzo produce un compito e quel compito viene premiato attraverso un voto oppure dei crediti. Lo scambio mercantile si fonda su un principio che bisogna lavorare sulla motivazione esterna, un principio tipicamente comportamentista direi, piuttosto che sulla motivazione interna. Ecco, allora invece la valutazione che cosa dovrebbe essere, a che cosa dovrebbe servire? La valutazione nel suo senso più autentico dovrebbe essere formativa. Ciò dovrebbe servire ad aiutare e ad accompagnare un percorso di conoscenza, aiutando l'allievo ad autoregolarsi. Per fare questo, l'allievo deve essere messo nella condizione di, come dire, di sfidare se stesso e quindi di agire su una motivazione interna, interiore, e non sulla motivazione esterna. Le due cose non sono compatibili. Senti Enrico, di recente il Parlamento ha approvato anche una norma importante, cioè viene cancellata la vecchia norma che era stata introdotta dal ministro Gelmini, cioè che aveva cancellato il giudizio per reintrodurre il voto numerico. Adesso con questa norma approvata di recente il Parlamento ha reintrodotto i giudizi solo per la scuola elementare. Per usare una frase un po' alla Mario Lodi, c'è speranza se questo accade in questi mesi oppure no? Io spero che la tragedia della pandemia possa essere un'occasione per rivedere il discorso sulla valutazione, direi non solo nella scuola primaria ma anche nella scuola secondaria, e che l'abolizione del voto nella scuola primaria possa essere, diciamo, l'occasione per ritornare a una pratica corretta della valutazione formativa. Naturalmente questo implica anche un lavoro di formazione degli insegnanti che io spero il Ministero voglia intraprendere per fare in modo che la valutazione formativa abbia un suo spazio e non sia compressa dall'onnipresenza di valutazioni sommative fondate sui voti. Senti Sonia, tu nel tuo lavoro utilizzi anche la pratica della autovalutazione, ma fare autovalutazione con bambini così piccoli, perché alla scuola elementare abbiamo, alla scuola primaria abbiamo anche bambini di 6-7 anni, ecco, non è un po' troppo difficile? A mio avviso no, perché fin dalla scuola primaria e anche prima si può puntare sulla costruzione di strumenti che permettano ai bambini di autovalutarsi. Autovalutarsi è sicuramente un processo molto complesso che a volte i bambini vivono in maniera faticosa, perché è un processo cognitivo complesso, ma a mio avviso è la chiave di volta per permettere ai bambini di autoregolarsi, quindi di imparare da soli, ed è questo lo scopo principale di un insegnante. Nella mia pratica utilizzo una tecnica Freinet che ci viene in aiuto da questo punto di vista, che è il piano di lavoro, che permette ai bambini di predisporre il proprio lavoro settimanale, quindi autovalutandosi addirittura all'inizio, prima di iniziare il lavoro, e poi durante tutto il processo e durante l'esecuzione del lavoro, diciamo più di tipo esecutivo.
esecutivo. Alla fine della settimana i bambini fanno un bilancio, si autovalutano, all'inizio magari in maniera molto semplice, facendo riferimento a dei modelli già dati come le schede autocorrettive che rientrano appunto nelle tecniche Freinet, e all'interno di un dialogo con l'insegnante costruiscono un'autovalutazione rispetto al proprio lavoro. E a mio avviso questo è un aspetto fondamentale che permette loro di crescere e di regolare il lavoro durante il processo stesso. Noi vediamo che nella settimana successiva tengono conto dell'autovalutazione, dei consigli che noi insegnanti abbiamo dato all'interno di un colloquio individuale per calibrare maggiormente e per permettere loro di acquisire maggiori competenze. Senti, un'altra tecnica alla quale tu fai riferimento nel tuo lavoro è la tecnica dei brevetti. La tecnica dei brevetti che serve un po' ai bambini a costruire delle competenze. È un modo un po' diverso però allora di intendere la competenza rispetto a quello cui siamo un po' abituati a pensare. È così o no? Intanto io chiaramente faccio riferimento a Freinet, che a sua volta aveva come riferimento lo scoutismo, e così come avviene negli scout, raggiungimento di un brevetto è il riconoscimento da parte della comunità, del gruppo scout, appunto nel contesto degli scout, del gruppo classe, di una competenza acquisita, un po' come viene riconosciuto un bravo artigiano la competenza rispetto al suo ambito. Per cui è, come dire, una competenza che si gioca all'interno del gruppo, è un sapere che viene messo a disposizione innanzitutto, e quindi diciamo viene privato dell'aspetto legato alla competizione che a mio avviso non facilita l'apprendimento dei bambini, non facilita l'apprendimento di tutti i bambini. Potremmo concludere con un piccolo slogan allora, più competenza, meno competizione, più autovalutazione e meno valutazione eterodiretta? Sì, io concluderei con una frase di Freinet che ho letto prima, che dice questo nelle invarianti pedagogiche: a nessuno piace essere costretto a fare un lavoro, anche se questo lavoro non dispiace. È la costrizione che paralizza. E poi, ognuno ama scegliere il proprio lavoro, anche se la scelta non è vantaggiosa. Vi ringraziamo.